Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograf.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Eccoci qua, buonasera. Il bello della diretta, stavamo conversando amabilmente con i nostri ospiti, benvenuti, buonasera a tutti quanti voi. Stasera ottava puntata di Punti di Vista, trasmissione come tutti sapete realizzata da Ager Production in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Stasera abbiamo un parterre veramente importante, ma prima di passare a presentarveli voglio dire l'argomento che tratteremo è un argomento che ci tocca tutti quanti da vicino, che succede a sud, e potete interagire come sempre attraverso i social, quindi pagina Sergio Angrisano 2 di Facebook, oppure chiamando al numero che apparirà in sovrimpressione 081 28 79 55. Passiamo immediatamente a presentare i nostri graditissimi ospiti, grazie di aver accettato l'invito, quindi il dottor Giancarlo Chiari. Salve, buonasera a tutti. Il professore storico Vincenzo Gulì. Buonasera. Il dottor Lorenzo
Terzi. Buonasera. E la immarcescibile dottoressa Rita Menditto. Buonasera. Io come siete straordinari, perché questo stavo dicendo ai nostri amici, il lancio oggi ha funzionato veramente bene, perché il tema è veramente sentito, è veramente importante, già ci stanno un sacco di domande da casa. Io ringrazio tutti gli amici, sono certo che non riusciremo a rispondere a tutti quanti, purtroppo i tempi sono un po' ristretti. Dottor Chiari, allora, che succede a Sud? Perché il Sud non si ribella? Sindrome di Stoccolma? Beh, il Sud non si ribella perché ce l'abbiamo dentro, questa, siamo di buoni, anche se però stiamo cercando di come dire, far rispettare quelli che sono i nostri diritti. Quindi sostanzialmente stiamo per organizzare un convegno meridionalista a Montecitorio per andare nei luoghi del potere e andare a spiegare le nostre ragioni in modo totalmente corretto, senza ribellarsi, ma per chiarire con estrema precisione quelle che sono le nostre ragioni, che direi quasi inoppugnabile. Perfetto, questa è una bella introduzione che però poi dobbiamo assolutamente approfondire. Invece al professore Golì, il Sud, contrariamente al Nord, ha sofferto il grave male antropico di una modernizzazione assolutamente passiva. Che è successo dal 1861 ad oggi? Non vogliamo sapere tutto, ma il potere di sintesi che l'ha sempre contraddistinta ci aiuterà. È successo qualcosa che si è verificato in modo costante, appunto dal 1861 al 2022. Una costanza di due pesi, due misure dei governi italiani, monarchici, repubblicani della prima e della seconda repubblica in poi, tutti uguali, tutti hanno considerato questa terra una sorta di terra minore, una sorta di terra da sfruttare, una sorta di terra senza diritti, e per cui hanno sempre adeguato tutte le politiche economiche e sociali a questa mentalità, che è nata purtroppo con l'Unità d'Italia a seguito dei fatti che è successo allora e che i meridionali ignorano, e perciò, ecco, rispondendo anche alla domanda di prima, perciò non si ribellano, perché ignorano che cosa quasi è successo. Quasi abituati, diciamo, abituati. Ad essere considerati... Abituati e soprattutto timorosi di scoprire la verità, che questa è un'altra cosa importante. Bravo, anche io, perché, questa è una domanda, esatto, che mi ero considerato per dopo. Scoprire la verità significa fare un salto in avanti, un salto nel buio, che comunque è un salto pericoloso. E allora qualcuno si accontenta, come ha detto lei, della sindrome di Stoccolma, ma non quindi di la paura avere di dover scoprire quella che è la realtà, che probabilmente non piacerà a nessuno. Bisogna andarci con le molle, ripeto, e noi ci stiamo andando così un poco alla volta per poter far penetrare nella mentalità comune delle cose importanti e gravissime che sono capitate. E l'Italia, ripeto, non è mai stata unita veramente. Perfetto. Lorenzo Terzi, io volevo dire una cosa, io non so se veramente mi inchino davanti alla conoscenza, con un senso di profonda, diciamo, tristezza meridionale, non so se lei è d'accordo, dottor Terzi. Giustino Fortunato, uno dei pochi umani pensatori, diciamo, del Sud, andava ripetendo agli altri e anche a se stesso di essere un politico del niente. Che cos'è un politico del niente? A mio avviso intanto è d'accordo sulla descrizione che ho fatto di Giustino Fortunato, questo mi incuriosisce personalmente. Sì, diciamo che un politico del niente, credo che Giustino Fortunato abbia voluto intendere che è un politico che non può avere nessun tipo di reale efficace azione sul territorio che dovrebbe rappresentare, perché le circostanze non glielo permettono, perché si è innescato quel meccanismo di cui parlavano prima appunto il dottor Chiari e il professore Gulì, di colonialismo interno, per cui il Sud dipende dalle grandi agenzie politiche nazionali, dagli agenti macroeconomici nazionali, e non può portare avanti una politica autonoma. E il dibattito tra, in effetti,
autonomisti e centralisti è un dibattito che non è stato scoperto dalla Lega negli anni 90, assolutamente no. Ci sono stati degli importanti pensatori anche all'alba dell'Unità d'Italia, Rico Cenni per esempio, dico uno fra tutti, ma addirittura Liborio Romano, infatti ne parleremo in questo... C'è stato una sorta di ripensamento, no? Sul Liborio Romano, sulla descrizione sì, che ci si dà. Sì, perché noi possiamo dire, e lo diremo appunto nel corso del convegno meridionalista di cui parlava il dottor Chiari, che Liborio Romano è stato veramente un notevole meridionalista, perché è stato unitario sicuramente, ha contribuito diciamo in una parte non piccola alla caduta del Regno delle Due Sicilie, però come tanti poi che avevano in buona fede aderito agli ideali unitari, si è reso conto un po' della fregatura, cioè si è reso conto del fatto che non veniva realizzata un'Italia di pari passo, con pari opportunità, ma un'Italia appunto a due velocità. Ma questo lui l'aveva capito quasi subito, sì. Diciamo, volendo essere onesti storicamente, lui l'aveva capito certo. poco dopo essere assunto a quell'incarico, a quel ruolo importante che gli fu riconosciuto. Dottoressa Menditto, c'è un aspetto sociologico, ma anche psicosomatico, che il cittadino, l'uomo, la donna del sud vive e subisce. Quante volte ci siamo sentiti dire da chi è migrato al nord, sì ma a Milano si sta meglio, sì ma a Torino funziona tutte cose, come per dire un riconoscimento di un fallimento sociale di questa parte del territorio. Sai, molto spesso, voi avete parlato oggi, spesso... Ah, il microfono è vero, il mio microfono è qui, eccolo qua. È abituata? Vedete, è sempre la meraviglia della diretta. Poi stasera non c'è neanche Sara Barone che vi saluta e noi salutiamo lei, chiaramente. Ok, adesso penso che mi sentite un po' tutti anche da casa. Avete sentito parlare molto spesso di questa sindrome di Stoccolma, no? Ho sentito parlare, come tutti sanno, è uno stato psicologico di dipendenza affettiva che molto spesso nasce da traumi. Traumi di tipo verbale, di tipo fisico, ma anche di tipo psicologico. Molto spesso questi traumi trasformano il carnefice in un'emozione positiva. Ed ecco che torno alla domanda che mi hai fatto. Sai, molto spesso è difficile sradicarsi dai propri vissuti, da dove ci si trova, e quindi... Certezze, benché sbagliate, ma certezze, giusto? Assolutamente, e quindi ovviamente ciò che si fa è rivedere con un'ottica positiva tutto ciò che effettivamente ci manca, come la nostra famiglia, i luoghi della nostra infanzia, e trovare aspetti positivi nei posti in cui abbiamo deciso di vivere in quel momento. Quindi è comunque una visione parziale di una realtà per trovare un equilibrio emotivo. Paraocchi? È un equilibrio emotivo, siamo tutti orientati al benessere e in quel modo si riesce a trovare un buon compromesso. Perfetto. Chiari, lei è anche consulente finanziario indipendente, quindi un esperto di economia sostanzialmente. Io ho fatto un po' di conto, perché poi in matematica e in aritmetica ero un somaro e tale penso di essere rimasto, però sono andato a guardare un pochino i numeri che ci dice il mercato di esportazioni dalle regioni del nord verso il sud. Pensate che il potentissimo Lombardo-Veneto riesce ad esportare i suoi prodotti in Europa solo in misura del 13%, il rimanente 87% arriva nelle regioni del sud. E se il sud dovesse o volesse smettere di comprare? Allora, diciamo... Questa sarà... mi conferma questi dati? Sì, sì, confermo e diciamo studiato, questo argomento sarà uno degli argomenti che saranno dibattuti il 4 luglio, diciamo primissimo pomeriggio a Roma. In effetti uno studio di Paolo Savona, che in questo momento è il presidente sì. della Consob del 2010-2011, vado a memoria. È stato anche ministro delle finanze, no? No, ministro per le politiche europee, qualcosa
questo tipo. Lui doveva diventare il ministro dell'economia, ma se ricordate successe una sorta di levata di scudi contro Paolo Savona. Comunque, allora Paolo Savona afferma che per ogni 100 euro che vengono spese da un meridionale, considerando anche le importazioni, quindi anche quello che viene da fuori del paese, diciamo che restano qui nel territorio 12,5 euro, quindi togliendo anche le importazioni, qualche calcolo non tanto avventato ci parla di 6-8 euro. Ora la domanda sorge spontanea: rispetto a quello che com'è possibile finanziare un'attività di sviluppo del meridione se nel sud resta meno del 10% delle nostre capacità di spesa? Cioè, io quando parlo di 100 euro parlo di beni e servizi, quindi certo, non so, l'assicurazione certo, piuttosto che un prodotto alimentare. Io ho avuto modo di intervistare il ministro Del Rio quando era ministro in carica, e in un convegno che ci fu a Castel dell'Ovo, e parlando appunto di infrastrutture, gli feci una famosa domanda che poi è rimbalzata un po' su tutti i giornali, dove io gli dissi perché nella Basilicata stanno aspettando ancora il treno dal 1861, e al nord ci stanno linee che ci camminano 400 treni al giorno. E lui mi diede una risposta veramente oscena, e io glielo dissi. Lui disse: no, ci stanno le montagne. E io, pensando di essere un somaro in geografia, cominciai a pensare che le Alpi, Craie e Cozie fossero tutte quante fra Molise appunto e Basilicata, e non più nel Lombardo-Veneto, e questa cosa mi ha scosso non poco. Sì. Al sud mancano infrastrutture importanti. I trasporti sono fondamentali. Si dice che una città senza aeroporto è una città morta. Immaginate una città senza una linea ferroviaria, cosa possa essere? Come possiamo sperare di migliorare questo trend? Beh, anche diciamo, alla luce di questo dibattito che è importantissimo, che ci sarà il 4 luglio. Applicando una legge di cui diciamo, io un po' ci ho messo un po' uno zampino, perché nel 2016 io gli ho voluto dare il là, perché noi ne parlammo qualche tempo fa nel 2016, suo studio, sì, in un nostro simpatico. Ho avuto l'onore di avviare questa petizione, e la cosa importante è anche concluderla con due sostanzialmente richieste al Parlamento europeo. Chiedevo una profonda revisione storica per spiegare bene agli italiani in genere, quindi non meridionali o settentrionali, ma agli italiani, cosa è successo qui e qual è stato il cruento processo di unificazione nazionale. Poi l'altra parte della petizione si occupava la mia richiesta, che poi è stata dichiarata ammissibile, si occupava di riconoscere contributi ordinari dello Stato commisurati alla popolazione di riferimento. Tutti sappiamo che il Sud prende circa il 20-22% dei mezzi dello Stato, la legge che poi è passata alla storia come la legge del 34%, ma precisamente si fotografa ogni anno la consistenza delle popolazioni del Sud, e chiaramente si stabilisce qual è la percentuale. Quindi se siamo il 35 sarà il 35, se siamo il 33 sarà il 33. Chiaramente non ci vuole. Però su questo, nella seconda parte della trasmissione, vorrei fare un approfondimento, se lei è d'accordo. Certamente, certo. Comunque voglio dire, è così che si inizia a risolvere. Se noi spostiamo un 55% in più dei contributi ordinari dello Stato, quindi stiamo parlando di una cifra di 4,2 miliardi in più nel territorio del Sud Italia, beh, evidentemente una serie di problematiche riusciamo a risolvere. Rimanendo su questo tema, professore Gulì, non per fare una chiosa, perché poi ci ritorniamo, questo è per quanto riguarda l'infrastruttura. Parlavamo di figli di un Dio minore, di figli e figliastri, anche nel corso del suo precedente intervento. Un bambino al sud per la refezione scolastica, Calabria, Puglia no, Calabria, Sicilia e Campania si oscilla come intervento dello Stato fra i 9 e i 13 euro.
mentre per lo stesso bambino nato in Lombardia o nel Trentino gli euro toccano quasi 400. Sì, comunque questi fenomeni demografici sono importanti, però ormai è stato anche previsto che ci deve essere una desertificazione del sud, che avanza, sì, non tanto nelle grandi città, ma nei grandi ex distretti delle due Sicilie, in cui vediamo dei paesi completamente spopolati. Quindi questo fatto dei numeri, eccetera, anche se fosse applicato, non salverebbe granché, perché loro stanno ormai cacciando i medici. Avrebbero però un trattamento un po' più umano questi bambini, no? Sì, potrebbero pure farlo, ma sono sempre di meno i bambini che stanno qua, perché ormai i giovani... Si riferisce all'evasione scolastica o ai bambini che vanno via dal sud? Ma i bambini in generale, quindi anche poi i servizi scolastici, eccetera, sono collegati. E loro hanno deciso proprio di non preoccuparsi molto di una popolazione che si va spegnendo. E questo è il momento... Che sta per essere anche sostituita sostanzialmente, è sostituita, no? Da altri. Quindi questo è il momento che ci... induce veramente a muoverci e a fare dei passi che non abbiamo mai fatto, come quello che faremo a Roma, perché è un momento che non può essere più spostato nel tempo. Noi siamo su un punto di non ritorno per il sud e siamo, un fatto molto strano, la generazione di meridionali che deve mettere la firma perché il sud ormai scompaia definitivamente. E questa è una cosa che soprattutto a me imbarazza molto e mi spinge a qualsiasi idea, a qualsiasi cosa, perché non è possibile dopo 3.000 anni di storia far morire questa terra, oppure far venire qui al posto nostro persone che non amano questa terra e non andrà hanno nessun interesse a difenderla. C'è bisogno di azioni meridionaliste. Un attimo, perché c'è proprio una domanda da casa e io voglio chiedere a Giuseppe di... 30 secondi e la faccio, perché per tutti quanti mi hai iscritto. Terzi, parlando appunto di migrazione, noi abbiamo un problema drammatico. Ogni mese vanno via dal sud 15 giovani. Sì. È un dato agghiacciante? Sicuramente, diciamo che è un trend in costante aumento. Che è diminuito grazie a... alla chiusura dei confini di Londra, della Gran Bretagna, Sì, 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 infatti. Altrimenti sarebbe stato veramente un esodo biblico. Ma in effetti è un esodo che già da decenni va avanti con queste proporzioni e che sicuramente, se il trend è questo, non migliorerà, perché non stanno assolutamente migliorando le condizioni generali. Per cui già nell'età della formazione chi può va fuori, magari va proprio a studiare fuori. Voglio soltanto citare il fatto che, per esempio, chi è nato nelle antiche province del Regno di Napoli, Basilicata piuttosto che Abruzzi o Molise, eccetera, eccetera, una volta aveva come punto di riferimento l'Università di Napoli. Adesso neanche per sogno, cioè si va da Roma in su. Alla Lewis o... Esatto, quindi già questo, insomma, è un dato estremamente grave. Ma poi comunque l'emorragia inarrestabile sia dopo l'epoca della formazione, perché certo, finché a Napoli ci si può ancora formare, formare anche bene, almeno secondo me. Sì. Però poi te ne devi andare. Il famoso fuita vin di Edoardo non è una scelta, è proprio un imperativo categorico. Ve ne dovete andare, punto e basta. Un segnale drammatico comunque. Certamente, un segnale drammatico. E poi su questo però hanno riflettuto anche pensatori molto più illustri chiaramente di me e che conosce benissimo. La domanda di Giuseppe è abbastanza, io la considero, una provocazione, non altro, perché lui è uno che ci segue sempre e spero di interpretare il suo pensiero. Dice: ma dove stanno i meridionalisti? Dove sono i meridionalisti? Ah, vale per tutti e tre, per tutti e quattro. Ah, ma è una bellissima domanda. Allora, io secca proprio, è un bel punto interrogativo. Comunico subito questa cosa. Allora, io per ragioni personali sono diventato meridionalista nel lontano 1998. Va bene, quando dopo una fase di studio iniziavo a comunicare le mie convinzioni, ero un po' considerato quasi un pazzo da legare, da rinchiudere, perché non trovavo riscontro
nelle cose che affermavo. Poi, a dire la verità, iniziai a rendermi conto che c'era bisogno di acculturare le persone, perché ahimè avevano studiato una storia mendace, e quindi iniziai a comprare libri da buonanima di Pietro Golia, che mi veniva a trovare in ufficio, per vendermi diciamo le ultime novità, e iniziavo a comprare 10-15 copie a volta e li regalavo ad amici che non avrebbero mai comprato quel libro. E quindi io l'ho vissuta la situazione di totale isolamento, ad un fatto che ora con chi parlo sento dire le parole che praticamente ripetivo io, e quando le sento dire da una persona improbabile il mio cuore mi si riempie di gioia, perché dopo sono passato, io avevo 37 anni, ora ne ho 61, quindi voglio dire un po' di lavoro ce l'abbiamo fatto, io ritengo che abbiamo raggiunto quel livello importante dove possiamo dire che ormai tutta la gente è meridionalista, magari non lo dichiara, non lo afferma, ma le argomentazioni sono tutte meridionaliste. Io che vivo più o meno in questo universo, ho una visione un po' diversa, ma me la tengo per me. Non credo che sia esattamente così, al di là della bontà del principio che rappresentava il dottor Chiari. E mentre invece, continuando su questa falsa riga, perché ci sta ancora qualche altra domanda, qualcuno chiede se ci sono movimenti, partiti. Guri, noi conosciamo bene questa giostrina. Ci stanno una serie, una miriade di partiti, partitelli, associazioni, movimenti, dietro a qualche simbolo ci sta il fratello e lo zio di qualcuno e nient'altro, però non si trova mai la quadra, perché i meridionalisti riescono a litigare anche a loro stesso interno, fra di loro, per il nulla assoluto, perché non c'è potere, non c'è distribuzione, non c'è niente, c'è solo da rimboccarsi le maniche e faticare. Come si salva questo? Come si sana questa cosa, prof? Beh, in effetti il potere ha capito la grande potenzialità di essere meridionalisti, soprattutto nel terzo millennio, e quindi ha fatto in modo appunto di far proliferare, ecco, gruppi, gruppetti, eccetera. Io immagino un'aia dove arriva il contadino e butta delle manciate, esatto, di grano, esatto. E tutte le papadelle, le galline questo, vanno è voluto. A beccare, ma alla fine non fanno niente. È voluto, quindi giustamente sono più generali che i soldati, e io ho delle mie idee su come unire, ma certamente non è unendo i generali che si va avanti. Bisogna unire i soldati e bisogna trovare il modo di farlo, è abbastanza complicato, però è l'unica strada. Menditto, e il distacco, no? Il distacco dalla terra, ma soprattutto dagli affetti, dalla famiglia, dagli amici, dalla storia, le radici che vengono recise quando si va via. Guarda, tu sai benissimo che il Covid ha cambiato la nostra storia, ma anche la mia professionale, assolutamente. Come sai, in questo momento storico, aiutare gli italiani espatriati per me è stata una cosa di vitale importanza, proprio perché non veniva data loro la possibilità di poter tornare a casa. E anche se poi in realtà, lavorando con molti di loro, a casa non è che ci tornavano, cioè era solo l'idea di poterci tornare che li faceva stare bene, l'impossibilità di non tornare gli ha creato tutta una serie di problematiche e ha tirato fuori dei nodi personali, familiari, che erano lì sospesi. Ma anche di conflitti enormi, profondi. Assolutamente, che ovviamente la distanza, come dicevamo prima, per avere un filo conduttore con quello che ci dicevamo prima, la distanza e vivere in un'altra realtà è come un po' girare pagina, e quindi molto spesso non si ritorna a leggere il libro, lo si fa quando siamo verso la fine del libro e dobbiamo
dobbiamo dire, ah, ma quella storia poi come è andata a finire? Ed ecco che i nodi ritornano al pettine e che tanti italiani, veramente tanti, io ho pazienti in tutto il mondo, dall'Israele all'America, alla Spagna, all'Europa, all'Irlanda, che sappiamo ovviamente... anche dei suoi viaggi, sappiamo che lei, per me è un fiore all'occhiello avere, ho il privilegio di ospitare la dottoressa. È un onore anche per me, Sergio, lo Menditto, sai. Menditto, che è veramente un professionista straordinario. Ti ringrazio, ma anche tu, allora, sei non veramente su queste bellissime parole che ci siamo scambiate prima di tu dici che sono io, e allora io do la pubblicità che incombe e arrivano anche segnali dalla regia. Pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714.
Eccoci qua, siamo ritornati in studio, bentornati a chi ci stava seguendo, benvenuti a chi ci segue da questo momento, che vedo che stanno aumentando anche le domande da casa. Allora, partiamo da dove avevamo lasciato Giancarlo Chiari. E io avrei bisogno che lei intanto facesse una bella... saluti anche Maurizio Gargano. Un saluto a Giancarlo Chiari e Maurizio, un saluto a tutti. Grazie Maurizio Gargano. Allora, ripartiamo da Roma, perché questo evento, dal mio punto di vista, è un evento storico, non ha precedenti. Neanche il buon Angelo Manna, che tantissimo ha fatto per portare in auge i problemi del Meridione, era riuscito a fare quello che il dottor Chiari sta facendo. Allora, diciamo, è un elogio meritatissimo. Sì, io allora ti ringrazio, ne sono molto onorato che realizzerò questa cosa, e anche sono onorato anche di avere le persone che sono qui presenti come relatori, chiariamo il concetto, perché saranno loro che riusciranno poi a far passare il messaggio che io ho immaginato. Io sono il coordinatore e il supervisore dell'iniziativa, me la sono guadagnata con i denti, perché ma sarà trasmesso soltanto dalla televisione interna della Camera o ci sarà qualche televisione esterna? Allora, mi hanno detto che c'è un sito della Camera dedicato al pubblico. Vedremo se riusciamo magari a farne anche un cerchiamo altro di dare quante più informazioni su YouTube, poi vediamo. Allora, questo non lo so ancora, perché io lunedì proprio alle 15.30 sarò nell'auletta del Palazzo dei Gruppi a fare questa supervisione dei locali con il gruppo di Azione Meridionalista, che diciamo la gestione tecnica, diciamo ci sarà Vincenzo Esposito, l'avvocato Corrado Riggio e l'architetto Stefano Lancellotti, che con me insomma mi daranno una mano per cercare di rendere quanto più efficace ed efficiente il convegno. Comunque, stavo dicendo, me lo sono tagliato un po', diciamo guadagnato un po' anche con le unghie, perché questa cosa si doveva verificare a settembre, precisamente il 13 settembre del 2018. Sì, 18. E per una serie di problemi, diciamo così, per non dire qualche altra cosa, fu un po' boicottato, diciamo così. Diciamo che dovevamo fare questa cosa bellissima, poi alla fin fine ci fu un boicottaggio. Poi, col passare del tempo, anche con una mia posizione molto ferma, che mi ero proprio affezionato a questo convegno... No, ci stanno chiedendo un po' tutti di cosa si tratta, che cos'è, lo sta spiegando. Allora, seguite la spiegazione. Il convegno meridionalista a Montecitorio è un momento, direi storico, come giustamente diceva prima Sergio, perché non c'è mai stata nella storia un'operazione di questo tipo. Cioè, noi inviteremo il maggior numero di parlamentari, quindi parteranno circa 1000 inviti, tra tutti i senatori, tutti i parlamentari, membri del governo, capo dello Stato e 35 membri della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Quindi arriviamo a un migliaio di inviti. Compreso il capo dello Stato. Sì, inviterò anche il capo dello Stato, non so se coglierà l'occasione, se i suoi impegni glielo consentiranno, ma ci farebbe molto piacere. Certo. Ora, chiaramente, alla fine del convegno noi presenteremo a queste istituzioni una petizione, che altro non è che sono gli atti del convegno. Il convegno tratterà praticamente la genesi del cruento processo di unificazione nazionale, la gestione, cioè come è stato gestito questo territorio dopo l'unificazione, le conseguenze che questa gestione qualcuno dice non ve lo faranno dire. Ecco, allora io ho la sensazione che qua si manca un po' di coraggio, è chiaro, perché non ce lo dovrebbe dire? Noi siamo in un'Italia democratica. Sono passati 160 anni, quindi voglio dire,
sicuramente. Allora, diciamo che nel trentennio dal 1860. Però, spieghiamo, spieghiamo anche una cosa: noi non andremo. Dico noi perché posso dirlo, perché non è un segreto, io sarò probabilmente il coordinatore della conduzione però, dell'evento. Però voglio dire una cosa, noi non andremo là con il cappello in mano, i sudisti piagnoni a cercare, no, noi andremo là ad accampare delle realtà. Noi andremo là ecco, ad questo accampare, vuole capire la gente. Cioè a fare delle richieste molto precise, diciamo ecco, specifiche. Faccio anche un esempio pratico. Allora, chiaramente il convegno affronterà una problematica di natura storica e quindi approfondiremo nei minimi dettagli con documenti di produzione, diciamo nazionale, ufficiale, quindi camere, archivio centrale dello Stato. Provenienza archivio storico, presumo? Sì, sì, archivio storico. Per esempio, dico una chicca. Non so quante persone che ci stanno ascoltando sanno che Giuseppe Garibaldi nel 1834 a giugno è stato condannato a morte dai Savoia. Che poi l'hanno utilizzato come grande eroe liberatore. Cioè lui diventa, tutti quanti sappiamo che Giuseppe Garibaldi diventa l'eroe dei due mondi, però non si riesce a capire per quale motivo lui doveva lasciare, diciamo, Nizza, diciamo la Liguria, no? Per poi andare a fare l'eroe dei due mondi. Ci deve essere stata una ragione scatenante. E certo, la ragione scatenante è un momento la condanna a morte in contumacia del giugno del 1834. Con un mandato di cattura. Con un mandato di cattura, sì, infatti. Sì, infatti. Documento raro. L'abbiamo spoilerato, ti ho consentito lo spoileramento di questo documento. Grazie. Che mi ha procurato Lorenzo su mia richiesta, praticamente è chiaramente un documento importante. Vuoi dire, ma perché è così importante stabilire che Garibaldi è stato condannato a morte? È perché ci sono una serie di valutazioni che devono essere fatte da questo discorso. Era per omicidio, lo vogliamo dire? Lui era condannato a morte per omicidio? No. Lui è condannato a morte non per omicidio, lui è condannato a morte per aver organizzato dei moti. Aver coinvolto sei persone della Real, diciamo bassi ufficiali, diciamo li potremmo chiamare sottufficiali oggi, no? Diciamo i sergenti, per aver coinvolto un po' di sergenti del io ricordo di Savoia, perché ricordavo ci fosse stato un morto, se non sbaglio, perché c'erano stati dei moti. Sì. Vabbè, io ora non so cosa è successo. Sta di fatto che comunque le ragioni della condanna non parlano di omicidio, ma parlano di aver fatto determinate cose. I tre capi erano tre, una sorta di banda armata, Baldica, Oersi e Mascarelli, fanno, diciamo, sono i caporioni e vengono condannati a morte in contumacia. Quindi Garibaldi diventa l'eroe dei due mondi perché è costretto a scappare. È un dettaglio che potrebbe sembrare di poco conto, ma è fondamentale. Per noi è molto importante. Cambia anche un po' la storia, no? Eh sì, è già. E quindi praticamente, partendo da questo discorso, approfondiremo nei minimi dettagli, con documenti alla mano, quindi cioè non per sentito dire, per intenderci, tutta la parte, quindi come le dicevo, genesi, gestione e conseguenze del cruento processo di unificazione nazionale, e poi forniremo delle soluzioni, perché voglio dire, viviamo nel 2022, per cui perché parlare della storia? Perché la storia deve essere, come dire, legata alle richieste che facciamo. Noi dobbiamo dimostrare che abbiamo avuto un grandissimo danno senza piangere, perché qua non piange nessuno, siamo tutti molto entusiasti, gli entusiasti non piangono. No, ma vogliono cercare di raggiungere degli obiettivi concreti. Anche perché è l'affermazione di un principio. Va bene. Allora, poi ci ritorniamo. Gulì, qual è il suo ruolo in questo importantissimo evento romano? La stessa domanda dopo per Lorenzo Tesi. Come possiamo immaginare di storico? Perché noi dobbiamo appunto parlare di cose molto delicate. Lui ha parlato di Garibaldi condannato, ma anche quello che è successo con Garibaldi dopo, anche quello che è successo con le popolazioni del sud insorte contro l'esercito sabaudo, il cosiddetto brigantaggio, le stragi effettuate, le ruberie fatte nei vari banchi del sud, sono problemi molto delicati. I saccheggi veri e propri. I saccheggi veri e propri e i massacri veri e propri, che noi andremo a discutere, però con uno sguardo molto serio, ai documenti che sono prodotti direttamente
da quelli che sono antiborbonici, diciamo, ecco, in modo da non poter mai essere accusati, giusto, e né dire di essere immaginare di parte qualcosa e né di voler ripristinare qualche altra cosa. Il problema è la verità, che si trova anche nei documenti dello Stato italiano, anche di allora, e questo è molto importante. Nessuno potrà dire non è vero, l'avete detto voi. Ecco, l'avete scritto voi. Allora, quello che fuori, io credo una cosa, e non so se voi siete d'accordo. Io credo che noi non dovremmo neanche più parlare di revisionismo, ma affermazione della storia. E nel momento in cui si parla di affermazione della storia, noi non andremo ad accampare nulla, perché già il riconoscimento di atti, come diceva giustamente il professore Gulì, ma anche Giancarlo Chiari, significa riconoscere che c'è stata veramente inculcata in questi ultimi 160 anni una storia farlocca, un pochino come sta accadendo anche in questi giorni, anche perché poi il sistema, io lo chiamo sistema quasi affettuosamente ormai, il sistema è un ripetitore seriale, commette sempre gli stessi errori, li ha commessi anche durante il periodo del Covid, li ha commessi con l'obbligatorietà vaccinale, perché pappagallescamente imitava altre situazioni geografiche, no? Quello che stava accadendo per esempio in Cina, voleva imporlo anche in Italia, pur avendo una situazione completamente diversa, e così ha fatto con la storia e nella storia. Quindi, Terzi, sì, il suo evento. Per quanto riguarda il mio intervento, sì, per quanto riguarda, diciamo, sono diversi interventi, ma il filo conduttore è unico, perché io sono un archivista di Stato, e il mio ruolo è quello di esaminare alcune delle fonti. Prego. Per i lettori, gli ascoltatori a casa, archivista di, i documenti che vengono, escono dall'archivio di Stato, sì, sono dei veri e propri atti. Certo, possono essere atti ufficiali, possono essere atti che, di natura privata, dipende. Quindi insomma, chiaramente non sono, come dire, fonti di fantasia, sono atti, sono cose che sono realmente accadute e riportate nel corso di quel periodo, giusto? Ma certamente bisogna sempre interpretare il documento, bisogna sempre reinserirlo nel suo contesto, però, e quindi valutare anche la sua maggiore o minore attendibilità. Non è che il documento in sé sia garanzia, appunto, di verità. Però sicuramente se noi andiamo un po' a scartabellare i documenti dell'Archivio di Stato di Napoli, come di altri, tanti altri archivi di Stato, e troviamo delle cose molto interessanti, insomma, che non sempre, secondo me, sono state messe nella giusta luce. Io, a proposito del mio intervento, dicevo, dovrò tenere alcune valutazioni, dovrò fare alcune valutazioni su taluni documenti che insieme con Giancarlo Chiari abbiamo prescelto. Ci faccio qualche breve anticipazione. Sì, per esempio, la mozione d'inchiesta per la formazione di una commissione d'inchiesta sulle condizioni delle province meridionali, che fu proposta da Luca Di Maddaloni, il quale Luca Di Maddaloni è un personaggio interessantissimo, perché era stato liberale negli anni antecedenti, insomma, la caduta del Regno di Napoli, delle Due Sicilie. Dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie, come dicevo prima, come tanti altri liberali che erano sinceramente legati all'idea di libertà, di unità e così via, vide che queste idee non si concretizzavano nel fatto, ma che si stava dando vita a qualche cosa che non era l'Italia che loro sognavano, e quindi denunciarono il Duca di Maddaloni, come anche lo stesso Liborio Romano, che anzi lo scrisse proprio in una lettera aperta a Cavour, quindi non ebbe peli sulla lingua, denunciarono questo processo che loro chiamarono di piemontizzazione. E quindi questi, per esempio l'analisi di alcuni passi della lettera di Liborio Romano a Cavour e della mozione d'inchiesta del Duca di Maddaloni, serviranno a indicarci appunto quali erano le criticità nel processo unitario, che già a quell'epoca erano perfettamente riconosciute da parte di chi aveva un minimo di onestà intellettuale. Perfetto. Menditto, io non chiedo assolutamente un riassunto emotivo e anche emozionale delle cose che sono emerse, dei fatti che ci hanno enunciato i nostri amici in studio, però un suo pensiero rispetto a tutto quello che ci stiamo dicendo e che ci siamo già detti. Beh, Sergio, sinceramente ti posso confessare e condividere con tutti l'emozione nel vedere la passione
Sentire queste storie anche antiche, tu sai, nel mio lavoro io vivo di storie, storie familiari, storie di coppie, storie trigenerazionali, di nonni. Per me anche oggi ascoltare queste storie mi fa ricordare di quanto è importante per un albero che vuole dare buoni frutti fare in modo di attingere delle radici profonde, attingere i giusti nutrimenti alle proprie radici. Secondo me questo è l'intento, cercare di capire come fare in modo che le nostre radici possano assorbire dal terreno tutto quanto necessario, così che noi, nel nostro futuro, i nostri giovani possano essere davvero dei buoni frutti di quest'albero. Perfetto. Siamo ai titoli di coda. Qualcuno da casa dice: perché non fate un partito meridionalista? Perché sono più o meno le domande sono quasi tutte orientate in quella direzione. C'è voglia probabilmente anche di cambiamento, c'è voglia di avere un riferimento territoriale ma anche ideologico proprio in questo periodo post-ideologico, che io non credo sia post-ideologico, perché anche questa è una frase fatta che a me non mi garba per niente. Perché le ideologie ci stanno, e come se ci stanno, hanno cambiato soltanto pelle ma sono rimaste sottoterra. Proprio un telegramma, abbiamo 2 minuti di tempo, proprio un flash. Roma? Beh, Roma, io mi aspetto che ci si collegherà in massa a questo link che ancora non abbiamo in streaming. Basta andare su www.azionemeridionalista.it. Se riusciamo a registrarlo ti do una dritta, caro Giancarlo Chiari, noi lo manderemo anche in onda come programma serale. Ah, perfetto, bene, bene. Prof? Io penso che sarà una bomba, però una bomba a orologeria. Esatto. Cioè scoppierà dopo. Dopo. Giancarlo. Oh, scusami Lorenzo. Ma l'intervento di Roma sarà certamente un passo importante, secondo me, per il recupero di una storia più giusta, più equa. Dottoressa, proprio un flash, lo voglio, lo pretendo. La frase che posso condividere, che mi viene in mente, è: ogni uscita è un'entrata in un altrove, quindi da qualche parte certamente si andrà. Perfetto. Noi veramente siamo in chiusura, io voglio ringraziare gli amici in studio che hanno gentilmente accettato il nostro invito, ringrazio il dottor Giancarlo Chiari, ringrazio il professor Enzo Collino, il dottor Lorenzo Terzi, l'amabilissima dottoressa Rita Mendito, ringrazio tutti quanti voi, mi scuso come sempre, non riusciremo mai a leggere tutti i vostri messaggi, ho provato a fare una sintesi delle domande, sono quasi tutte imperniate, come avevo già detto prima, nella stessa direzione, improntate nella stessa direzione quasi tutti quanti, il Sud ha voglia di Sud sostanzialmente, noi su questa voglia di Sud che speriamo di poter dare e di concretizzare vi salutiamo, vi ringrazio ancora per averci ascoltato, per averci seguiti, noi ci vediamo di nuovo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, punti di vista. Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. E
Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza